cerchiamo di dare spazio naturalmente alle loro coreografie. Applausi, il rione San Basilio di Ovia. Dello Spirito Santo, egli continuamente santifica la Chiesa e ci offre nelle sorelle e nei fratelli santi una fedele immagine di Cristo suo Figlio. Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Sant'Antonio salvaci, Signore. Per intercessione di Sant'Antonio salvaci, Signore. Dio, fonte di ogni santità, che fai risplendere nei santi i prodigi della tua grazia, concedi a noi di riconoscere in loro i segni della tua grandezza, preghiamo. Per intercessione di Sant'Antonio, salvaci, Signore. Dio di infinita sapienza, che hai costituito gli apostoli come colonna e fondamento della Chiesa di Cristo, conferma il tuo popolo nell'adesione piena e cordiale al loro insegnamento, preghiamo. Tu che hai ispirato alle Vergini il santo proposito di imitare Cristo, Vergine, povero e obbediente, fa che non manchi mai alla Chiesa il segno della verginità consacrata, come testimonianza dei beni futuri, preghiamo. Tu che riveli la tua presenza in tutti i santi e manifesti in loro il tuo volto e la tua parola, concedi al popolo cristiano, a questo popolo, che lo onora, che onora Sant'Antonio, di sentirsi sempre più unito a te, sommo bene, preghiamo. Ti glorifichiamo, Padre, tu solo sei santo. Nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Spirito Santo, voce che ci ammaestra nel cammino della perfezione, soffio che alita su di noi con soavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe divino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito il Santo Antonio, che è proposto alla comune venerazione di questo paese, attraverso questa immagine e questa piazza. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme del Signore fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunciare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci nell'edificare la città terrena, per arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tu, Padre, ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E ora, Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore tutti i tuoi fedeli, tutti voi convocati qui in questa piazza, che avete preparato questa immagine, questa piazza di Sant'Antonio, amico ed erede di Cristo, fedele testimone del Vangelo, donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio scenda su tutti voi qui presenti in questa piazza, sotto lo sguardo di Sant'Antonio, protettore della città. Nel nome del Padre, amen. Facciamoci un applauso. Grazie,
ringraziamento e un saluto a tutte le autorità religiose, militari e politiche intervenute. Oggi per noi è un momento di grande soddisfazione, un momento che ci appaga davvero. Per poco di tempo fa avevamo scommesso e detto alla città che avevano riqualificato nella sua interezza il centro storico e il borgo medievale. Ora poi i campagne elettorali sono alle scale. E quello che ci dà soddisfazione è che oggi completiamo con la consegna della città della Piazza Sant'Antonio riqualificata e di Via San Rocco l'intero recupero di questa parte storica della città. Certo, un bel po' di problemi li abbiamo creati, per questo ringrazio i commercianti di Via San Rocco, di Piazza Sant'Antonio e di Corso Garibaldi che hanno patito e hanno sofferto insieme a noi. Ringrazio tutta la città che un bel po' di servizi li ha ricevuti. Ringrazio l'amministrazione precedente, la mia maggioranza e l'attuale assessore precedente, il nuovo assessore che tanto si sono prodigati perché quest'opera potesse essere consegnata nei tempi previsti. E ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a che questo splendido recupero potesse essere davvero consegnato nelle mani della città di Roma. Quindi progettista, direttore dei lavori, l'azienda esecutrice e il nostro gruppo, il caro ingegnere Laura Antonio, che tanto ci supporta e ci sopporta. Spero che i sacrifici vengano ripagati da quello dello splendore di questo scorcio della città. E quindi auguro a tutti di poter seguire queste feste natalizie con la nuova Piazza Sant'Antonio e con il nuovo corso. Auguri a tutti. Allora, direi di accendere le luci. Allora, iniziamo. Tra qualche secondo, il tempo di tagliare il nastro. Ok. Del nastro, della parte del nostro sindaco, e la piazza Sant'Antonio è ufficialmente aperta a tutti i cittadini.